Benvenuti o bentornati su Glassy Giraffe, siamo sempre in compagnia del nostro viaggio alla scoperta degli strumenti musicali. Oggi andremo a vedere uno strumento molto versatile. Stiamo parlando del clarinetto. Il clarinetto, infatti, è utilizzato sia per la musica classica sia per la musica moderna, soprattutto per quanto riguarda la musica magari jazz oppure blues, ma anche attenzione ai suoi risvolti nella musica popolare. A parlarne sarà con noi il maestro Giorgio. Io e Giorgio ci siamo conosciuti, siamo stati colleghi per un anno e siamo rimasti un sacco amici. Quindi lo ringrazio per aver partecipato a questa carrellata sugli strumenti musicali. Vedrete che il video è molto molto simpatico. Ovviamente, se avete dei commenti da fare, scriveteceli pure qua sotto e sia io che Giorgio vi risponderemo. Ciao a tutti! Allora, oggi siamo qui per conoscere un nuovo strumento, l'ukulele! Scherzo! Scherzo! Siamo qui per conoscere il clarinetto. E io l'ho portato. Proviamo a suonarlo? Certo che no, perché questo mi pare che si possa suonare. Prendiamo un clarinetto vero. Vado subito nel mio baule. Allora, il clarinetto è uno strumento a fiato che fa parte della famiglia dei legni, che è una sottofamiglia degli strumenti a fiato, e quindi è in legno. È un legno speciale, non si vede tanto di frequente questo tipo di legno così nero, e si chiama ebano. Questo legno è un legno che viene da paesi molto caldi, in Africa ce n'è molto, e si usa per costruire il clarinetto e anche altri strumenti musicali. Iniziamo sentendo come può fare il clarinetto i passi felpati del gatto, come si può imparare ascoltando la favola musicale Pierino il lupo. Adatto a fare passi felpati, ma anche delle melodie molto liriche, piacevoli, se si va anche sulle note più acute, come ci ha insegnato Mozart nel suo concerto per clarinetto. Vogliamo qualcosa di più aggressivo? Di più urlato? Pronti qua! Come avete sentito, il clarinetto è uno strumento molto versatile, che vuol dire che può si riescono ad esprimere tanti sentimenti e stati d'animo diversi. Siamo passati dai passi felpati del gatto a una melodia molto dolce e piena di amore, a qualcosa di più allegro, gioioso e movimentato. E questo è il motivo per cui ho iniziato a studiare il clarinetto già quando ero bambino, verso 8-9 anni, perché già da allora avevo capito che
poteva essere uno strumento che si poteva utilizzare in tante situazioni diverse, per di più è anche comodamente smontabile, sta in una valigetta piccola, comodo per essere trasportato. Vi faccio sentire tutte le note, dalla più bassa alla più alta, con una bella scala cromatica, così si chiama. Più saltellante. Abbiamo sentito, però io ho una sorpresa per voi. Uno strumento che è un parente del clarinetto, che è molto più grande del clarinetto e che si chiama clarinetto basso. Vado a prenderlo nel mio baule di prima. Eccoci! Anche se si chiama clarinetto basso, è sicuramente più alto del clarinetto normale. E si chiama clarinetto basso perché raggiunge delle frequenze, delle note molto molto più basse. Adesso le sentiamo. È di ebano come l'altro clarinetto e ci vuole tanta aria per fare uscire un suono, perché noi dobbiamo riempire con l'aria tutta questa colonna. Penso che il tempo sia scaduto, io andrei avanti altre 3 ore, però la chiudiamo qui. Grazie dell'ascolto, spero che vi siate divertiti, che abbiate imparato qualcosa di nuovo, sicuramente perché non sono strumenti che si vedono tutti i giorni. A questo punto vi saluto, vi auguro ogni bene e un caro abbraccio a tutti. Ciao!